Al Latiano insulti al parroco che recita il Santo Rosario in diretta Facebook, denunciate 13 persone per diffamazione aggravata. Raccolta rifiuti nella zona industriale e commerciale di Brindisi, da oggi cambia tutto, ha affermato il diritto di privativa del comune, ma le aziende avranno libertà di scelta tra servizio pubblico e privato con percentuali diverse del tributo. Senza permesso di soggiorno, nervoso e insofferente al controllo della pattuglia dei carabinieri, un 35enne del Gambia nella stazione di Brindisi è stato sorpreso con 300 grammi di cocaina purissima in pietra, arrestato. Videosorveglianza nel porto di Brindisi, entra in funzione l'infrastruttura complessa a supporto della security del porto, giovedì la conferenza stampa di presentazione del progetto. Si tratta solo di piccoli interventi che si potranno fare in pochi giorni, nessun pericolo per le partite interne del Brindisi Calcio, così l'assessore allo sport del comune di Brindisi Oreste Pinto risponde alle perplessità degli ultimi giorni. È giallo sulle riconferme del direttore sportivo Nicola Dionisio e dell'allenatore Massimiliano Olivieri. Diversi dirigenti continuano a presentarsi a calciatori e procuratori a nome del Brindisi Calcio. Non sono escluse clamorose novità nelle prossime ore. Ormai è fatta, Michael Folo Ruscio andrà al Bari. Il centrocampista della Virtus Francavilla sarà ceduto al Napoli, che lo girerà in prestito al club pugliese. Operazione da oltre 500.000 euro. Martedì 2 luglio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo della raccolta rifiuti, in particolare di quella relativa alla zona industriale di Brindisi, alcune aree commerciali, in particolare dove insistono gli ipermercati. È una vicenda questa al centro da tempo di tante polemiche. L'amministrazione comunale in diverse circostanze aveva comunicato di voler cambiare il modus operandi e di portare il servizio di raccolta rifiuti anche in queste aree, quella industriale e quella commerciale. Ha lasciato però la possibilità di scelta alle singole aziende di andare avanti, se dovessero ritenerlo, con le loro società private alle quali fino ad oggi si erano affidate per la raccolta dei rifiuti, oppure rientrare regolarmente nel servizio dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Una svolta importante da parte dell'amministrazione comunale di Brindisi nel problema annoso e mai affrontato fino ad oggi della raccolta rifiuti nella vasta zona industriale del capoluogo e in quella commerciale, tenendo conto delle proteste seguite da parte delle associazioni, delle imprese all'estensione della Tari anche a quest'area rimasta fuori da capitolati di appalto con le società di igiene urbana che si sono succedute fino ad oggi. Con delibera del Consiglio Comunale del 28 marzo scorso, l'amministrazione comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'imposta unica comunale, ripristinando il concetto della privativa comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani assimilati anche nell'area della zona industriale. Questo significa, sottolineano dall'amministrazione, consentire ad Ecotecnica di servire anche le utenze industriali, alcune delle quali nel frattempo si erano avvalse di ditte per proprio conto per l'effettuazione del servizio e in funzione delle proprie esigenze. L'amministrazione comunale, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento, ha fatto partire una comunicazione a tutte le utenze non domestiche della zona industriale e commerciale, rappresentando le novità intervenute, offrendo tuttavia la possibilità alle stesse di consentire l'eventuale prosecuzione dei rapporti già precedentemente posti in essere con proprie ditte di fiducia private, previa una dichiarazione della propria situazione dell'eventuale prosecuzione dei propri contratti. Questa possibilità di scelta da parte dell'utente della zona industriale o commerciale interviene tuttavia solo compilando e restituendo il modello inviato per posta dall'amministrazione comunale entro la scadenza che è indicata, con il quale si è tenuti a fornire indicazioni anche sul quantitativo totale prodotto mensilmente e annualmente di rifiuti, nonché il rendiconto del quantitativo avviato al recupero, in assenza del quale non sarà possibile applicare alcuna decurtazione della Tari. Gli uffici comunali, fanno sapere dall'amministrazione, sono a disposizione per ulteriori supporti e chiarimenti. La cronaca, momenti di paura questa mattina a Brindisi nel rione Sant'Angelo, come riporta Brindisi Report e come mostrato anche in questa foto pubblicata dai colleghi.
una disavventura riguardata una famiglia appunto che vive in un palazzo del quartiere Sant'Angelo a Brindisi. Un'abitazione, la loro abitazione ha preso fuoco a causa del motore del condizionatore, pare. Mamma e papà e due bambini nel giro di pochi minuti sono ritrovati con la casa piena di fumo. Qualcuno riferisce anche dell'esplosione del climatizzatore e poi ci sarebbe stato l'incendio. La famiglia è riuscita a mettersi in salvo, sul posto sono state inviate 3 squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto l'incendio con l'autoscala. L'appartamento si trova all'ultimo piano di un complesso condominiale di Piazza Sardelli che si affaccia anche in via Oberdan. Il motore è andato a fuoco, era installato su un balconcino, le fiamme hanno divorato un armadietto e la tapparella. Fortunatamente, lo ripetiamo, non ci sono state conseguenze per la famiglia che abita in quell'appartamento e per neppure per i loro vicini. Ancora a cronaca, da qualche tempo un parroco di Latiano aveva istituito una particolare iniziativa, la recitazione del rosario in diretta Facebook, un evento che aveva avuto molto successo, tant'è che le visualizzazioni erano migliaia da ogni parte della Puglia. Però qualcuno, più di qualcuno in realtà, aveva cominciato a insultarlo e minacciarlo pesantemente sul social network. Sono intervenuti i carabinieri e oggi sono scattate 13 denunce per diffamazione. Aveva attivato un importante appuntamento di preghiera con i suoi fedeli. Il parroco di San Giuseppe, lavoratore di Latiano, che è in diretta Facebook, aveva iniziato alla fine di gennaio scorso a recitare il Santo Rosario con il pensiero rivolto a tutte quelle persone anziane, desiderose ma impossibilitate a raggiungere la chiesa. Tantissime le visualizzazioni della diretta, nell'ordine di qualche migliaio, e centinaia i commenti, tra i quali sono emersi anche insulti, sfottò, bestemmie che hanno turbato un momento di riflessione e di preghiera collettiva. I carabinieri della stazione di Latiano hanno identificato 13 persone che sono state denunciate per il reato di diffamazione. Dalla disamina dei 902 commenti della diretta Facebook sono stati analizzati ed estrapolati solo quei profili che hanno riportato frasi diffamatorie e parole offensive sia riguardo al sacerdote sia in merito all'iniziativa intrapresa. Il profilo social dell'utente e il luogo virtuale, la pubblicazione di contenuti offensivi sulla bacheca Facebook costituisce una forma diffamatoria di comunicazione con più persone. Da tempo la giurisprudenza infatti considera Facebook un luogo aperto al pubblico in considerazione anche del fatto che l'accesso risulta consentito a tutti gli utilizzatori del social network. Pertanto, vista l'ampia diffusione del social, l'utilizzo improprio di tale strumento porta alla contestazione di alcuni reati, tra cui l'ipotesi più frequente è quella della diffamazione aggravata. I 13 denunciati hanno un'età compresa tra i 18 e i 38 anni. I carabinieri di Brindisi, nel corso dei servizi perlustrativi effettuati nei pressi della stazione ferroviaria, hanno arrestato in flagranza di reato un Falli Kané, 35enne del Gambia. L'uomo è stato fermato e controllato ed è risultato subito sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. Nella circostanza ha anche mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Sulle spalle aveva uno zainetto, tra le mani una busta di plastica con all'interno 2 banane e una busta di carta di colore bianco con un involucro di carta stagnola che il 35enne ha riferito contenere un panino con il formaggio. Dalla perquisizione però è emerso che invece all'interno c'erano pietre di cocaina purissima, come risultato poi anche dall'esame del narcotest. A seguito di perquisizione personale gli è stato rinvenuto un biglietto ferroviario per la tratta Milano-Brindisi. Una delle ipotesi più accreditate è che il cittadino extracomunitario rifornisse di droga i suoi connazionali a Brindisi, portando lo stupefacente appunto dalla Lombardia. Il cittadino gambiano, che parla correttamente la lingua italiana, è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Non ha voluto rispondere a nessuna domanda relativa alla cocaina sequestrata del peso di oltre 300 grammi. Lasciamo la cronaca almeno per il momento. Un nuovo impianto di videosorveglianza in arrivo nel porto di Brindisi. Il progetto sarà presentato giovedì in una conferenza stampa.
Giovedì 4 luglio, negli uffici di Brindisi di Piazza Vittorio Emanuele II dell'Autorità di Sistema Portuale, il presidente Ugo Patroni Griffi presenterà l'entrata in funzione dell'infrastruttura informatica complessa a supporto della security nel porto di Brindisi. Il sistema è basato su differenti tecnologie di rivelazione per il monitoraggio dell'area portuale, dell'antintrusione e dell'antincendio in punti sensibili quali le cabine elettriche. Oltre alle telecamere e ai sensori di allarme, è entrata in funzione anche la control room dotata di una video wall di ultima generazione con sistema HD che garantisce la capillare videosorveglianza dell'intera area portuale. Si tratta di un impianto finalizzato a implementare i livelli di security del porto di Brindisi che l'ente portuale mette a disposizione dell'intero territorio quale utile supporto e le attività di controllo predisposte dalle forze dell'ordine. Alla conferenza stampa sono stati invitati anche il sindaco di Brindisi, il prefetto e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Adesso ci occupiamo di lavori pubblici, in particolare del rifacimento del Franco Fanuzzi. Nessun problema, la Lega ci ha indicato solo piccoli interventi che faremo in pochi giorni, così l'assessore allo sport del comune di Brindisi, Oreste Pinto. Spazza via ogni timore l'assessore allo sport del comune di Brindisi Oreste Pinto in merito alle prescrizioni della Lega Calcio di Serie D riferite allo stadio Franco Fanuzzi. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, i tecnici federali avevano posto alcune osservazioni sulla idoneità dello stadio ad ospitare le gare interne del Brindisi in Serie D. Interventi da effettuare prima del 18 agosto, data di avvio della Coppa Italia. L'assessore Pinto, ai microfoni di BrindisiTime.it, chiarisce la situazione. Dal sopralluogo eseguito dalla Lega insieme alla società e dal Comune di Brindisi non sono venute indicazioni mostre, diciamo così. Ci sono dei piccoli aggiustamenti da eseguire riguardanti quasi esclusivamente le novità del, come hai detto tu, del campionato di Serie D. Una di queste, per esempio, è mettere il tendone per far entrare le squadre, cosa che allo spogliatoio. Cioè, l'anno scorso ha giocato il Francavilla, sì. La Lega Pro non era previsto, però diciamo, sono delle cose che noi faremo senza problemi. Abbiamo già iniziato a pensare anche oltre quelle che sono state le indicazioni. Come ben sappiamo, lo stadio di Brindisi soffre da tempo del problema del manto erboso, se così si può chiamare. Stiamo pensando di provvedere definitivamente anche per scongiurare un'altra stagione, certo, che poi sia in inverno il campo diventa quasi impraticabile, che in estate diventa duro. Quindi stiamo cercando anche di ovviare a queste cose. Per quanto riguarda, tornando alla domanda che mi hai posto prima, quello che è stato intimato dalla Lega di Serie D sono piccolezze, nel senso di spostare il campo di 2 metri, ed allungare, allungare il campo oppure mettere l'erbetta sui bozzetti, sono cose che si fanno in un giorno. Quindi non destano preoccupazione. Non si tratta dunque di prescrizioni, spiega l'assessore Pinto, ma di piccoli interventi che si potranno fare in pochi giorni. Nessun pericolo, pertanto, per le gare interne del Brindisi. Torniamo un attimo alla cronaca. I carabinieri a Brindisi hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di Nicola Pertosa, di 37 anni, brindisino. L'uomo deve espiare la pena di 4 anni, 11 mesi e 4 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.134 euro. I reati per i quali è stato condannato sono furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, rapina ed evasione dagli arresti domiciliari. Fatti commessi a Brindisi dal 2012 al 2015. Nicola Pertosa, all'epoca, quando venne arrestato, nel giro di una stessa giornata commise ben 3 rapine, rispettivamente in una farmacia, in una gelateria e in una tabaccheria della città. Il furto invece lo ha commesso in un supermercato il 30 ottobre del 2012, evento poi rubricato in rapina. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato nella casa circondariale di Brindisi come disposto dall'autorità giudiziaria. Noi adesso ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, la linea va alla regia, curata oggi dalla sede di Brindisi da Dario Spagnolo, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Presentata la mozione transizione della città di Brindisi a prima firma del senatore del Movimento 5 Stelle Patti Labate, bonifiche, decarbonizzazione e transizione a economia circolare.
Presentata al Senato la mozione a prima firma della senatrice pugliese Patti L'Abbate e controfirmata da altri 13 senatori del Movimento 5 Stelle sulla transizione della città di Brindisi, bonifica sito SIND, decarbonizzazione e economia circolare. La mozione nasce dall'esigenza di riconoscere al territorio brindisino un carico di problematiche legate ai rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente, di gran lunga maggiore rispetto ai vantaggi economici che la città ha ricevuto nel tempo e soprattutto che l'attuale fase di transizione industriale è di fondamentale importanza per la città, tra logiche di sostenibilità e di salvaguardia dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle esigenze occupazionali della popolazione. Ecco perché riteniamo fondamentale avviare un costruttivo confronto con la cittadinanza, dichiara la senatrice dei 5 Stelle, in coerenza con gli obblighi di informazione ambientale. Le ultime notizie in merito confermano che qualcosa sta cambiando e che si sta lavorando tutti di concerto affinché la città sia accompagnata in questa delicata fase. Basti citare le ultime conferenze stampa in cui il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha annunciato la stipula di un CIS anche per Brindisi. La senatrice ha sposato, da esperta di economia circolare, la battaglia della città di Brindisi per il rispetto di logiche di sviluppo senza compromettere il diritto alla salute pubblica ambientale. Di fondamentale importanza, conclude la senatrice, sarà dotare la città di infrastrutture e far sì che la transizione energetica attraverso la decarbonizzazione non preveda nuovi impianti per la produzione di energia da combustibili fossili, ma la riconversione dell'esistente considerando una potenza non superiore e dando priorità all'autoconsumo, allo stoccaggio e alla gestione della domanda. Riqualificazione del territorio, arrivano importanti novità dal comune di Sceglie Messapica. Partiranno nei prossimi giorni a Sceglie Messapica i lavori di riqualificazione della Villa Centopini al fine di valorizzare un importante polmone verde che funge da punto di ritrovo per famiglie, bambini, anziani e sportivi. Sarà riqualificato integralmente il manto stradale, saranno sostituiti tutti i giochi con delle nuove attrezzature a norma. Inoltre sarà effettuato anche un intervento di riqualificazione dei campi da tennis con una nuova illuminazione a LED e una nuova area dedicata agli spalti. Infine saranno riqualificati anche i servizi igienici e i bagni. Da alcuni giorni sono già partiti diversi lavori di riqualificazione delle sedi stradali di Viale Don Guanella e altri tratti. Sono previsti a breve altri interventi a partire da Via Puglia per ricongiungersi con Via Santa Aurelia, Via San Paolo della Croce, Largo Cappuccini, Via Leonardo da Vinci e Via Marconi. Subito dopo il periodo estivo saranno realizzate le due rotatorie di Via Francavilla e di Via Ceglie che consentiranno un miglioramento per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza stradale. Infine sono previsti ulteriori 150.000 euro per diversi interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale urbana. Adesso ci spostiamo a Francavilla Fontana con una manifestazione a Castello Imperiale. È stata ufficializzata la nascita della AMPI, Associazione Partigiani di Francavilla Fontana. Allora, Pietro Parisi, partigiano classe 1924, che cos'è la resistenza oggi? Ma la resistenza oggi è... forse è un po' dimenticata. Io penso che la resistenza avrebbe avuto più importanza, perché è una cosa che si è ribellata contro questo potere anche dopo la guerra, diciamo, dopo fatto la rimestizia. Cioè la resistenza ha fatto capire che di essere liberi, in libertà. Oggi c'è la libertà, anche troppo, però questa libertà non viene riconosciuta, perché se queste cose fossero parlate nelle scuole nell'inizio, oggi forse avremmo avuto un risultato differente. La nascita della sezione dell'AMPI di Francavilla ci porta ad aumentare il nostro impegno sulla Costituzione che abbiamo cercato di far conoscere nelle scuole, ma soprattutto un impegno nella società in un momento molto delicato del nostro Paese, che ci porta a raccontare ai giovani come è stata conquistata la libertà e la democrazia e la Costituzione, che ha radici antiche nella guerra di liberazione, e la porteremo nell'attualità soprattutto con mostre documentarie e fotografiche.
Ora lo sport, il calcio, iniziamo dal Brindisi Calcio, potrebbe esserci qualche novità, forse clamorosa, non è infatti arrivato ancora nessun comunicato ufficiale per la riconferma di Nicola Dionisio come direttore sportivo, Enzo Carbonella come direttore generale e Massimiliano Olivieri come allenatore. La società in questi giorni ha più volte confermato che non ci sono problemi sulle riconferme, tant'è che Dionisio e Olivieri sono da tempo al lavoro per allestire la squadra per la Serie D con diverse operazioni già concluse, ma negli ambienti calcistici si continua a vociferare di altri direttori sportivi e allenatori che si starebbero presentando a procuratori e calciatori a nome del Brindisi Calcio. L'ultimo caso è accaduto pochi giorni fa a Cesena. Insomma, la sensazione è che in attesa di comunicazioni ufficiali possa ancora accadere qualcosa. Non è escluso che una parte del sodalizio biancazzurro, una parte della società o della proprietà abbiano un accordo invece con un altro direttore sportivo e un altro allenatore. In attesa di chiarimenti da parte del sodalizio biancazzurro, noi ci limitiamo soltanto a raccontarvi appunto quello che è accaduto, nel senso che con estrema tranquillità bisogna riportare tutto quello che accade, la cosiddetta cronaca, e nei giorni scorsi ci sono stati allenatori e direttori sportivi che non sono almeno ufficialmente allenatori e DS del Brindisi che si sono presentati a procuratori e calciatori proponendoli contratti a nome del Brindisi Calcio, quindi attendiamo di capire cosa stia accadendo. Passiamo alla Virtus Francavilla, prosegue il mercato, tanto in entrata quanto in uscita, è attivissimo il direttore sportivo Mariano Fernandez, sembra fatta, avevamo anticipato già il mese scorso di questa trattativa per il trasferimento del centrocampista Michael Foloruscio dalla Virtus Francavilla al Bari, il calciatore classe 98 si era trovato al centro di tante trattative di mercato ed era diventato l'oggetto del desiderio di molti club di Serie A, B e anche esteri, c'era stata anche un'offerta del Leeds, lo ricorderete. Però la società che ha mostrato più determinazione su Foloruscio era il Bari, senza ombra di dubbio pare che l'accordo sia stato concluso nei giorni scorsi. L'ex capitano della Primavera del Bari avrebbe addirittura effettuato già le visite mediche in Campania nei pressi di Napoli, perché per ottenere Foloruscio pare che si sia interessato direttamente il Napoli Calcio. Sapete che il Napoli e il Bari hanno la stessa proprietà con il presidente della Laurentiis, dovrebbe essere il Napoli a tesserarlo e a girarlo poi in prestito al Bari. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, parte tecnica curata da Dario Spagnolo in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.